Mancano davvero pochi giorni al Capodanno 2015. Il 31 dunque si avvicina. Mancano infatti 7 giorni o poco più a questo immancabile appuntamento. Ed anche Roma si prepara, cari utenti, a vivere in modo degno questo Capodanno 2015. La città Roma, la nostra città, la capitale d'Italia, festeggerà l'avvento del nuovo anno con grande musica dal vivo. Ma vediamo e passiamo quindi in rassegna nell'elenco di tutte le attività e per l'appunto gli eventi che ci saranno nella serata del 31 di dicembre. Il Circo Massimo sarà di nuovo il protagonista, ospiterà il tradizionale concertone di fine anno che vedrà salire sul palco due nomi importanti della musica italiana. Sto parlando del gruppo italiano Negramaro e Edoardo Bennato. La serata organizzata da Alessandro e Galli e The Base con il patrocinio del Comune di Roma inizierà alle ore 22, quindi la sera ovviamente, con l'esibizione di Bennato. Il cantautore napoletano darà il via alla festa con le sue più importanti canzoni, le sue leggendarie hit musicali che hanno fatto danzare e ballare l'Italia per ben 3 decenni di tempo. A pochi minuti dalla mezzanotte sarà sul palco Gioia Marzocchi che guiderà il pubblico al countdown, quindi al conto alla rovescia e al grande brindisi di mezzanotte. Il compito di aprire il 2016, un anno importante della musica, toccherà invece ai Negramaro, il gruppo italiano che da sempre ha fatto ballare migliaia di ragazzi di tutta l'Italia. La band del Salento, reduce da un tour infatti che ha appena fatto registrare il tutto esaurito in tutti i palasport italiani, si esibirà dando luogo a canzoni musicali che hanno per così dire fatto ballare tantissime persone in tutta l'Italia. Ed infine i fanatici del ballo potranno continuare a far festa grazie a un DJ set che chiuderà la serata. Il concerto è stato reso possibile grazie a ben 5 sponsor che sono arrivati a sostenere un evento che ormai è diventato consolidato nella tradizione romana. Intesa San Paolo, Enel, Poste Italiane, TIM e Toyota. 5 grandi nomi per 5 grandi marchi che per l'appunto sosterranno l'evento. Rai Radio 2 si collegherà in diretta dalle ore 22, trasmetterà a tutta Italia a livello radiofonico la musica e l'energia proveniente dal Circo Massimo, teatro onnipresente del Capodanno che si verifica ogni anno. Grazie cari utenti, dunque non perdetevi questo Capodanno 2015 per godere appieno della musica e soprattutto del calore di tante persone che si metteranno a ballare e cercheranno in tutti i modi, in tutte le maniere, in tutte le salse di divertirsi. Grazie e